Salve, bentornati al terzo giorno di Ecomondo. Il Green TG continua a raccontare la kermesse individuando le migliori, le eccellenze, le case history presenti qua a Rimini, ma anche i dibattiti scientifici, anche le principali curiosità che emergono con una serie di ospiti che vengono a trovarci proprio per illustrare la loro attività. Oggi abbiamo come primo ospite della giornata, della mattinata, Tommaso De Luca, che è responsabile della comunicazione di Lucar. Intanto spieghiamo il Lucar Group, che cosa è, che cosa fa, e poi andiamo un po' su alcuni contenuti sulla presenza del gruppo qua ad Ecomondo 2017. Grazie, buongiorno. Allora, Lucar Group è un'azienda nata nel 1953 in provincia di Lucca, quindi è già un'azienda con una discreta esperienza e un'esperienza molto forte, direi, soprattutto nella produzione di carte riciclate, quindi partendo da altra carta. Dalla fine degli anni 80 siamo attivi soprattutto con la produzione di carta, cosiddetta carta tissue, cioè sono le carte per uso igienico sanitario, la carta igienica, sì, i tovaglioli, sì, i fazzoletti, sì, gli asciugatutto, con i nostri brand, Tenderly, Grazie, e anche nel settore professionale abbiamo molte brand, siamo molto conosciuti. Certo, siete qua ad Ecomondo per presentare anche il vostro rapporto di sostenibilità. Quali, esatto, sono le indicazioni che emergono da questo rapporto? Siamo contenti appunto di presentare il rapporto del 2016, in questo caso, di sostenibilità. È la prima volta che lo facciamo seguendo gli standard del GRI, quindi abbiamo seguito gli standard internazionali riconosciuti perché vogliamo fare un esercizio di trasparenza nei confronti di tutti i nostri stakeholder, cioè tutti gli interessati, insomma, i dipendenti, i finanziatori, la comunità locale e ovviamente gli organi di stampa che possono avere interesse a sapere che cosa facciamo e quali sono i nostri numeri. Abbiamo naturalmente rendicontato soprattutto la parte di sostenibilità ambientale, quindi i nostri numeri di sostenibilità, migliorando tutti gli indicatori, quindi consumo dell'acqua, dell'energia, le rese per quanto riguarda la carta, e oggi le presentiamo, quindi siamo molto soddisfatti di questo. E siete qua ad Ecomondo con anche un nuovo progetto, quello della raccolta del Tetra Pak. Sì. Come nasce, diciamo, e quali maturazioni, quali sviluppi potrà avere anche in futuro? Allora, noi qui presentiamo effettivamente un progetto, quello di fare carta riciclando i cartoni per bevande tipo Tetra Pak, e non solo la carta, perché il Tetra Pak, essendo un materiale che è composto da fibre di cellulosa non sbiancate, ma anche di polietilene e di alluminio, noi abbiamo pensato di riutilizzare tutte le componenti, quindi da un lato fare la carta con le fibre di cellulosa, la nostra carta che vendiamo molto bene ovviamente sui mercati e che si trova in giro, ma dall'altro prendere il polietilene e l'alluminio e ottenerne un nuovo materiale con il quale puoi fare altre cose. Qui presentiamo un dispenser, il dispenser è la scatoletta, diciamo, sì, così, che si trova nei bagni pubblici dove prendiamo l'asciugamano di carta o la carta igienica o il sapone, e quel dispenser lì è fatto con la parte di polietilene e alluminio sempre derivante dal riciclo dei cartoni per bevande tipo Tetra Pak. Quindi noi consegniamo un prodotto al nostro cliente, la carta derivante dai cartoni per bevande, trasportato su un pallet anch'esso fatto nella plastica derivata dai cartoni per bevande e distribuito poi alla fine da un dispenser anch'esso derivato dai cartoni per bevande. E quali sono, diciamo, i progetti futuri della vostra azienda? Continueremo a lavorare lato processo ovviamente per migliorare tutte le rese, ridurre gli scarti, lato fibre, sempre studiando fibre alternative che possono avere un alto grado di qualità della carta e possono far bene all'ambiente. Quindi, diciamo, immaginiamo che anche come molte altre aziende, dal vostro punto di vista, un investimento importante possa essere legato a quello della ricerca. Sì, 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 anche un progetto come quello del Tetra Pak è un progetto che si è sviluppato grazie a delle partnership, e credo che parlerete molto di economia circolare con tanti attori qui presenti a Ecomondo. È una cosa che abbiamo imparato con un progetto come questo, è che sono tante le persone che bisogna mettere intorno al tavolino e con le quali bisogna lavorare, non sono quelle della filiera tradizionale probabilmente della carta. E la filiera si allarga, cambia, ci sono istituti di ricerca, ci sono partner, per esempio noi l'abbiamo sviluppato con Tetra Pak, quindi con chi produce il materiale che poi dopo il consumo diventava un rifiuto e oggi invece diventa una materia prima utile per fare altre cose, e la strada è quella lì.
e poi bisogna lavorare con i consumatori e i distributori, ovviamente. Esatto. E anche con, parlando con i responsabili, appunto, la comunicazione, impostare i piani di comunicazione, appunto, che arrivino soprattutto. Siamo qui per quello, anche per quello. Ringraziamo quindi Tommaso De Luca, responsabile della comunicazione di Lucart Group. Grazie per essere stato grazie con a noi. Voi. Primo ospite della giornata e appuntamento con il prossimo.